Benvenuti sul canale Esperto Informatico. Io sono Ubaldo Schiavone e oggi vi presento un prodotto dell'Acer. Andiamo a vedere prima le caratteristiche. Questo computer ha già come sistema Windows 10 Home. Il processore è un i5, più precisamente un 5200. Abbiamo un display 15 sesti, scheda grafica 5500 integrata, RAM solo 4 GB di RAM, ma sono sufficienti per Windows 10 per un uso non professionale. Hard disk 500 GB, abbiamo il masterizzatore DVD, dual layer, camera in HD, batteria solo 4 celle e poi vabbè il solito pacchettino Office Trial. Queste sono le caratteristiche di questo notebook, ma andiamolo a vedere un po' meglio. Vediamo innanzitutto la fattura di questo notebook, i materiali. Vedi come la cover è abbastanza sfiziosa e i materiali mi sembrano molto qualitativi al momento. Apriamolo. Questo è il notebook Acer E15. Abbiamo anche la parte del tasterino numerico, l'isola del tasterino numerico, oltre alle solite funzioni. Mi piace molto il pulsante accensione, la grafica, l'icona dell'accensione, è molto facile. Molte volte ci capita di aprire dei computer e non sapere dove accenderli. In questo caso è molto evidente e anche facile capire dove si trova l'accensione. Inoltre abbiamo i soliti tasti, funzione, un bel touchpad. Questo mi piace molto, ultimamente stanno ingrandendo molto i touchpad in confronto a quelli più vecchi. Qua abbiamo l'etichetta che ci sta a garantire il modello di processore e quindi, ripeto, ribadisco, si tratta di un Core i5 dell'Intel. Proviamo ad accenderlo. Anzi, prima di accenderlo voglio mostrarvi un'altra cosa. Che questo modello ha comunque la batteria integrata. Accendiamolo, vediamo il logo dell'Acer e sta già caricando il sistema operativo di Windows 10. Sappiamo che gli ultimi sistemi operativi sono molto più veloci nell'accensione, almeno teoricamente così dovrebbe essere, perché in verità io ho trovato un'accensione più veloce tra il post e l'accensione di Windows, però nel momento in cui si accende Windows le varie applicazioni tardano a partire. Carica ancora ed eccoci qua, lo trovo abbastanza fluido. Anche se comunque, diciamoci la verità, con un Windows 7 e con questo processore il computer andrebbe ancora meglio. Per questo video è tutto, un saluto da Ubaldo Schiavone e ci vediamo al prossimo video. Ciao!